Prima di quello scambio non riuscirò a trovare il pinguino. E noi arriveremo fino a lì. Allora, riepilogo delle puntate precedenti. Praticamente Batman sa che gli hanno messo una taglia sulla testa. È l'unico che probabilmente sa qualche cosa in questa vicenda. È il pinguino. Problema, come trovi il pinguino? Lo trovi solo in un modo. Seguendo i soldi. E Batman sta seguendo i soldi. Più o meno. Non funziona con... Non ho capito che dici, l'accelerazione con il rampino non funziona con... L'accelerazione con il rampino però non l'ho capita, scusami, fammela capire un pochino meglio. Comandi principali, yes! Tieni premuto. Planata. Bomba impicchiata. Vabbè. Possibile incarico imminente. Lasciare libero il canale. Essere punto d'incontro là. Ehi, questo è il nostro territorio. Voi dovete sparire da qui. Siamo qui per prendercelo. È anche morto. Sembra il reato in corso di cui parlava la centrale della polizia. Bando d'armi a... Non so come ha fatto a non colpirmi. È veloce, molto veloce. Lo sapevo, a un certo punto mi prendeva per tutti voi. Ho sbagliato tutti i tempismi. Ok, ancora. Che sorpresa! Facile prenderci la mano. È un ponte lungo. Devo usare l'acceleratore del rampino. Devo anche un po' riprendere
ad abituarmi con questo controller, perché il controller è nuovo, un po' di difficoltà. Spero che manterrà un basso profilo stanotte, sir. Eliminerò quegli assassini prima che si accorgano che ci sono, fidati di me. Non è solo per quello. Se un bambino curioso vuole scoprire chi zampetta sul suo tetto, si aspetterà Babbo Natale, non un uomo pipistrello col mantello nero. Io non zampetto. Vabbè. Allora, dà delle soddisfazioni abbastanza forti, il gioco. Preso anche perché Batman è leggermente un osso parecchio duro, ma parecchio tanto. Ho un forte mal di testa stasera, io sto quasi pensando di non fare la live, perché più sto giocando più mi viene un forte mal di testa. Ok, ci dovremmo essere. A quanto pare sono arrivato per primo. Devo trovare un punto dove appostarmi senza essere visto. Più facile di così. Il pinguino. Se un Penny cambia di mano in questa città, lui ne è al corrente. Saprà senz'altro dove sono Maschera Nera e i suoi assassini. Ma non è facile trovare il pinguino. I suoi sono qui per affari. Li farò parlare. Ragazzi! Allora, bei bambini, cosa volete per Natale? Aspettate, io lo so già. Vediamo chi è stato cattivo e chi... Buono. Lui farà una fine tremenda, sto tizio, sapete, vero? Quel Babbo Natale deve essere il capo. Dov'è tutto il resto? Oh, calma, bello. Se vai a fare con noi, vai a fare con il bambino. Non è una cosa già da diventare. Prendiamo la merce. Non ho fatto tutta questa strada per... Poi sono andato proprio a colpire il chiacchierone, quello che in realtà mi servirebbe in tutto intero e non troppo stropicciato. No, non è ancora il tuo turno. Per quanto per
quanto riguarda invece sto tizio... No, no, non fare quello che stavi per fare. Pessimo doppiaggio comunque. Minchia. Dov'è il pinguino? Non lo so. Oh, me lo dirai. Lui dov'è? Giuro. Attento a giurare. Diavolo. Sveglia. Posta per te, anzi telefonata per te. Ti prego, no! Troppo tardi, ho già quello che mi serve. Visto, sei diventata inutile. Beh, all'incirca. Sei pazzo! Sei un pazzo furioso! Se non ti sei fatto male, dai! Potrei localizzare il pinguino. Tanto male. Alfred, ci sono interferenze nel sistema di comunicazioni. È un problema tuo? No, sir, le vedo anch'io. Arrivano dal ripetitore GCR vicino a lei. È lo stesso segnale che disturba il navigatore del Batwing. Ho segnato la torre sulla sua mappa. Devo interrompere quel segnale prima di poter rintracciare il pinguino. A tutte le unità abbiamo una chiamata per un crimine violento. Attendiamo le coordinate. I pulsanti non funzionano granché di questo pad, ma non è il pad, è proprio la tecnologia che è stata usata. Che caso, vabbè, 40 euro. Sono messaggini dal numero fuori elenco. E che mi frega, basta che mi arrivino i soldi in banca. E questo è ancora più folle. Gli hai mai dato il numero di... Aspetta, è Batman! Io questa cosa che quando faccio l'attacco finale sono ancora colpibile non la sopporto minimamente. Il problema è che bisogna capire come funziona il sistema di comando, però... Ah, questa è quella puttanata del comandi invertiti. Forse con il Batarang posso portare una carica elettrica alla scatola di... Atipico. Perché usare risorse cognitive per risolvere un problema quando puoi tirargli della roba contro? Non è che sia facile controllarlo sto coso. Si può invertire la... comandi di volo invertiti.
non so chi è che avesse avuto l'idea brillante di invertire i comandi del Batbrang rispetto alla telecamera. Dunque penso che adesso faccio un altro pochino, poi smetto perché ho un mal di testa incredibile. Soldi, la fama? Perciò te lo dirò. Gotham è in declino, piena di bruti che controllano la città con la violenza e le intimidazioni. Non hai risposto alla domanda. Non mi hai lasciato finire. Voglio liberarmi di loro, Batman, per migliorare la levatura intellettuale e morale di Gotham. Ma non sono un gorilla come te. Il mio approccio è un po' più raffinato. Non fai niente di diverso da un ladro. Non c'è nulla di raffinato in questo. La tua risposta è tanto prevedibile quanto banale. Addio. Ora posso accedere alla scheda SIM del trafficante d'armi e penetrare nelle comunicazioni del pinguino. Siete in ascolto di Anarchy su Freeway. La radio del popolo per il popolo. Vorrei iniziare la programmazione di una. A tutte le unità abbiamo luci e attività sospette sul tetto della Gotham. I vostri stuzzichini non hanno brio? Le frittelle a colazione? Il pinguino è proprio incazzato per quell'affare andato a rotoli. Già, se fosse stata colpa mia sarei già fuori città ormai. Alfred, ricevo un segnale dagli uomini del pinguino. Su nessuna frequenza wireless nota. Ma sì, ora ho capito. A quanto pare il pinguino gestisce la sua rete wireless privata usando trasmettitori portatili come ripetitori ad hoc. Invia le frequenze ai suoi uomini tramite rice trasmittente. Due di questi ripetitori sono vicini alla sua posizione. Bene, segnali sulla mappa. Se trovo quei walkie-talkie e mi infiltro, potrò triangolare la posizione del pinguino. Precisamente. Testa incredibile. La sensazione che siamo osservati. Hai sempre la sensazione che siamo osservati. Stavolta è diverso. Ah, anche questa l'ho già sentita. Dico davvero, là fuori c'è qualcosa, qualcosa di brutto. Hai mai pensato di prendere delle medicine o andare dallo strizzacervelli? Beh, visto che l'amico pensa di essere osservato, dimostriamogli che ha tutte le motivazioni per credere. Avrebbe detto, Batman è qui! La maschera è mia! Qui c'è una zuffa, gente! Aspettato troppo per il contrattacco. Circondatelo! E le altre sono. Beh, questa è andata un pochino meglio.
neppure un proiettile. Chi è che aveva un'arma da fuoco tra questi? Boh, vabbè. Comunque abbiamo risolto la questione. Salve. Tu, tirati di su. Assolutamente. Voglio andarmene. Ma in realtà non era voluta sta cosa, però. Comunque. Dopo pezzi, non avresti dovuto mangiare quella roba nell'immondizia. Te l'ho detto che puzzava. E cosa dovrei fare secondo te? Morire di fame? Avresti potuto cuocerla prima, così i germi muoiono. Oh, già. Avrei dovuto usare uno di quei barbecue che si trovano a ogni angolo della strada. O forse il forno di lusso che ho nella mia villa. Già, avrei dovuto farlo. Ehi, hai fatto una domanda? Ti ho dato una risposta. Hai ragione, perfettamente ragione. Hai fatto una domanda e lui ti ha risposto. Sono piuttosto nervosa stanotte, chissà perché. Dicono che hanno perso il capo. Come si chiama? Roba. Un vero bastardo. Spero sia vero. Cosa ti avrà mai fatto? Ricordi l'operazione Fresh Start? Forse io non c'ero ancora. Ci hanno caricato sugli autobus e ci hanno portato fino al confine. È uno schifo. E Lob? Ma dai! No, non sono quel pipistrello, sono il pipistrello cattivo. Però voglio dire, lui è il pipistrello cattivo, io no. Addosso insieme! Che idea brillante di tattica, se non funziona. Da dove arriva questa chimica? Questa l'hanno sentita, Ma l'hanno sentita pesantemente. Che è sta roba? È il simbolo di Anarchy. Ecco, scansionato. Aspetta. Ho visto una roba strana. Cos'è questa roba verde? Drive di dati criptati. Sembra che faccia parte di una serie. Se ne raccolgo abbastanza, potrò riuscire a leggere il file.
Boia, se non mi dà il punteggio combo fluidità con una roba così non me lo dà più. Sì. Brillante leggendario. E che cavolo! Fammi indovinare, la combo fluidità arrivava col 25. Con una combo da 25, vero? E invece ho abbattuto quello. Non riuscirò quindi mai a trovare il pinguino senza la scheda SIM del walkie-talkie. Stai calmo, Batman, ci siamo, è questo il walkie-talkie. Scassa tutto, prendi la scheda e poi siamo a posto. Comunque va freddo anche qui, Batman! Ti aspetti che ci creda! Devo trovare il prossimo ripetitore, così potrò triangolare la posizione del pinguino. Cosa più importante da fare stasera che romperci le uova nel paniere? Per esempio, salvarsi le chiappe. Perciò, la prossima volta che vuoi inventarti una storia, spera che il peso a cui la racconti sia più scemo di te. No, aspetta! Non ce ne sono più scemo di te! Mr. Cobblepot, giuro che era il più pistrello. Ha gettato Ricky dal tetto della torre dell'orologio dritto sull'albero di Natale. Che se ne frega di cosa credi d'aver visto? Se non torni qui coi miei soldi nel giro di 10 minuti ti strappo gli occhi! E allora non dovrai più preoccuparti di cosa vedi o non vedi. Sono stato chiaro? Sì, Mr. Cobblepot. Mi dispiace, Mr. Cobblepot. Mi pareva che la conversazione in lingua inglese aveva un finale diverso. A un certo punto Cobblepot aveva un'ultima battuta dove gli diceva: guarda che 10 minuti stanno già scorrendo, perché sei ancora qui? È una cosa di questo tipo. Non ho capito se hanno tagliato la battuta o semplicemente ricordo male io. Ci sta, perché comunque il livello di traduzione non è un granché. Hanno preso i doppiatori classici della serie, però italiana, però non so. Io questo l'ho giocato sia in lingua originale inglese, lì era più facile perché sulla PlayStation 3 era più facile impostare la lingua. Qui bisogna impostare la lingua nella console e disattivare e riavviare la macchina. Una roba atroce. Anche no, grazie. Dove vai? Sappiamo come fare. Dico bene? Il capo è davvero strano ultimamente, molto più violento. Già l'ho sentito dire, sarà solo un po' di ma è il re della città, nessuno può toccarlo tranne il pipistrello. Al capo non piace che gli guastino la festa. Quel pazzoide ha spedito molti dei nostri a Blackgate. Forse, non so. E allora, quale credi sia il problema? Gestire un impero criminale non è facile. Magari sta iniziando a cedere. E magari è meglio parlare d'altro. Se ci sente la persona sbagliata, finiamo in pasto ai pesci. No. Allora, vediamo un po' che giro fanno. Mi pare che uno di loro era lì, qui, in questo pertugio. Mi pare di averlo visto. Forse sono sbagliato. Silenzioso. Perché se dobbiamo tirarli giù, dobbiamo tirarli giù in maniera cazzuta e cattiva, no? Ok.
Eccolo, è lui che viene qua forse. Sì? Ecco chi era. Allora, entra nel vicoletto. Da bravo. No, no, niente calcio in planata, perché gli avvisi se gli fai il calcio in planata. Allora, vediamo un po'. Allora, lui si dovrebbe girare. Vero che ti giri? No. Non ti giri? Beh, ma farei qualche cosa. Ok. Silenzio. Cappotto travolgente assolutamente no, perché li fai... Li fai... Aspetta, dov'è? Aspetta, dov'è lui? Mi dire mi viene verso di me, eh? Quelli armati è bene non avere a che fare con loro, sebbene questo non sia il vecchio Arkham Asylum, dove effettivamente quelli armati potevi anche non affrontarli così. Quel bastardo è mio! Il condotto! Attenzione! Ehi, seguitemi, è qui! Abbastanza schifo, sì. Ma è da tanto tempo che non gioco più questo gioco. È molto bassa, boh. Un po' discutibile. Sono stato impaziente. Si nasconde su una vecchia nave. Per questo è così difficile non trovare. Non aspettiamo i ritardatari. Allora, diavoli, li sta facendo a pezzettini. Ma scusa, ma il battartiglio rapido non c'è nella combo? Che è sta roba? No, non l'ho ancora sbloccato. È inutile provare a fare il battartiglio rapido se non ce l'hai, è vero. Giusto. Senti, io mi dispiace per chi mi sta seguendo, ma non ce la faccio più, veramente, ma la testa è incredibile, mi sa che la devo chiudere qui perché non posso più.
No, va in giro a menarvi, però direi che la situazione è più o meno la stessa. Ciao. Schifo, però evidentemente non si poteva fare diversamente. No, allora, se vuoi fare delle combo molto alte devi prima stordirli con uno di quel colpo di mantello, poi iniziare a menarli, fare i contrattacchi in modo tale, e allora in questo modo la fa salire velocemente la combo, se vuoi. Il discorso è che questa cosa del far salire tanto la combo non ti serve a molto, perché in questo momento non hai le mosse che vengono chiamate dalle combo. Tipo, vedi, upgrade mischia, no? Corazza, 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 schiva le lame. È utile, è utilissimo, andrebbe sbloccata subito. Vedi, lancio una serie di Batbrang che mette all'istante tutti i nemici giù, i nemici a terra. Contrattacco critico appena prima dell'impatto, stormo di pipistrelli, speciale combo. Queste sono tutte quante combo bellissime da usare. Ora io questa qua la sbloccherei perché mi serve. Sì. Che non posso? Ah, non ho più punti esperienza, cazzo. Questo è interessante, per un KO immediato. Questo era da sbloccare subito. Infatti questo gioco non bisogna fare le missioni a pressione come uno potrebbe immaginare. Bisogna girare per la città, fare compiti aggiuntivi per tirare giù i criminali. In questo modo fai punti esperienza che ti servono poi per potenziare Batman, perché nella storia principale questo è fondamentale. Se no non vai avanti. Questo non riesce a raggiungere i 12, no, ti serve parecchio. E poi vabbè, ci sono tutti questi potenziamenti che li ottieni facendo determinate sfide in realtà. A proposito, io vorrei vedere una cosa, sì no, informazioni su cose, no. Protettore di Gotham, eccolo qua. Questi vanno fatti. Sì, alcune sono veramente folli da fare, eh. Ne ho quasi finito il gioco sulla PlayStation 3, alcune sono veramente folli da fare. Non so se c'è Anarchy. Non credo. Thank you.
Vabbè, senti, io chi mi ha saluto lo ringrazio, chi mi ha seguito lo saluto, lo ringrazio, insomma, io amo, buona Pasqua, se non ci vediamo, penso ci vedremo domani sera, se mi passa sto mal di testa incredibile, e sicuramente, e niente, e per adesso finisce così stasera, non credo farò la live programmata normale di stasera perché ho un mal di testa incredibile. Dà proprio fastidio alla luce. Benvenuto alla festa! Quindi anche uno schermo come questo non è proprio il massimo. Sì, ovviamente il gioco ti dà il... vedi anche per la varietà. Per fortuna. Oi! Che fai? Sei impazzita? Micia! Meo, un corno! Sei un gatto impazzito! E sei impazzito, gatto mio! Facciamo queste follie, eh? Ti fai male. C'è anche un gatto vecchio, ti. Ti rompi le zampe. Se fai così. Senti, io farei una roba. Me ne andrei a letto. Comunque me ne andrei di là. Io ringrazio chi mi ha seguito, ma non ce la faccio più. Ci si vede domani. Ciao, buona serata. Ciao, ciao.